buongiorno a tutti, sono Monica, ospite di Calambur, che ringrazio, qui per presentarvi il loro nuovo prodotto che si chiama 3D Crackle Effect, una pasta con cui posso realizzare diversi effetti e quando asciuga fa questa crepatura. Vi proporrò un progetto su tela, lavorando con le paste colorate 3D Crackle Effect e le carte di riso etniche. Quindi tela 30x70 su cui andrò a stendere l'aggrappante acrilico, un aggrappante che mi permette l'ancoraggio del 3D Crackle e dell'acrilico su tutte le superfici difficili. Quindi in questo caso vado a stendere su tela, ma potrei lavorare tranquillamente su vetro, su plastica o su legno. Dopo aver scelto la carta di riso con cui voglio realizzare il mio progetto, vado a ritagliare, in questo caso ho scelto questa immagine, vado a ritagliarla per poi poterla incollare centrata sulla tela. Quindi il passo successivo è quello di prendere le misure per poter centrare bene l'immagine che va incollata centrale sulla tela, e andiamo a delimitare l'area con il nastro carta che vado a scaricare dalla colla, perché devo solo isolare ma non incollare, e delimito la mia zona. Dopo aver nastrato la parte centrale dove andrà posizionata poi la carta di riso, coloro con l'acrilico oro la parte esterna. Ho deciso di utilizzare in questo caso il rullino per agevolarmi nella stesura del colore. Quanto i colori metallici sono sempre un po' difficoltosi. Mi carico il rullino e vado a colorare il bordo della tela. Un oro pallido che andrà a fare contrasto con il passaggio successivo, che sarà la pasta 3D Crackle color marrone. L'oro sarà darà luce all'effetto che vado a dare con il 3D Crackle. Quindi il prossimo passaggio che vado a fare è quello di incollare la carta di riso. Tolgo il nastro con cui ho isolato la cornice, posiziono la carta, ricordo che è una carta di riso 20 grammi, quindi posso andare tranquillamente a incollare da sopra. Il passaggio successivo è quello di stendere nuovamente l'aggrappante acrilico. È un passaggio fondamentale questo, perché è un aggrappante che mi garantisce l'ancoraggio di questo del 3D Crackle, che è questo nuovo prodotto su cui posso andare a lavorare in diversi modi e su tutte le superfici
anche vetro e plastica. È un aggrappante trasparente, quindi volendo potrei andare a fare un effetto crepa su un vaso completamente trasparente e facendo vedere solo la crepa colorata della pasta 3D. Una volta asciutto l'aggrappante, vado a delimitare la zona in cui andrò a lavorare con il 3D craquelé. Quindi avrò come punto di riferimento l'angolo della cornice e l'angolo della stampa della carta di riso. Okay, quindi ho deciso di utilizzare la pasta 3D craquelé marrone e la pasta 3D craquelé oro. Sono delle paste colorate miscelabili tra loro, quindi per poter creare dei nuovi colori, oppure utilizzata zone come farò io in questo caso. Appena la apro, la giro un pochino per ammorbidirla. Quindi con una spatola vado a stendere il 3D craquelé marrone facendo un certo spessore, senza troppo esagerare ovviamente, facendo un po' di spessore perché andrò a lavorare a incisione. Ho deciso appunto di utilizzare marrone e oro perché andrò a dare delle sfumature successivamente. Essendo una pasta consistente, mi posso per comodità caricare già la spatolina al contrario, che è il lato che utilizzo per lavorare, per stendere la pasta. Ricordiamo anche che l'effetto finale, quindi la grandezza della crepa, è determinata dallo spessore che vado a dare alla pasta. Quindi se tiro molto la pasta darò uno spessore molto sottile, avrò delle crepe piccolissime. Se invece lascio un alto spessore avrò delle crepe grandi. Quindi ho coperto tutta la superficie con i due colori, ora con la spatola cerco di creare delle sfumature portando un po' di oro sul marrone e viceversa. Una cosa fondamentale è lasciare asciugare naturalmente il prodotto perché deve avere tutto il tempo di ancorarsi al supporto che andiamo a decorare. Ha un'asciugatura molto lenta, dipende molto dalla quantità di prodotto che andiamo a stendere, dipende molto dall'umidità dell'ambiente e dalla temperatura ovviamente, quindi avendo un'asciugatura molto lenta possiamo poi andare a fare un lavoro di incisione senza avere nessuna fretta, lavorando insomma serenamente. A questo punto tolgo il nastro carta per capire fin dove sono arrivata con la pasta. Quindi andrò a disegnare questo effetto pelle tirando delle linee orizzontali e verticali, quindi andando a togliere un po' di prodotto con potreste utilizzare anche un uncinetto, quindi che mi può aiutare a togliere il prodotto e arrivare alla base, quindi vado a scoprire l'oro che ho messo senza essere troppo precisi, anzi cercate di essere abbastanza irregolari, quindi linee orizzontali e linee verticali, vado a formare dei rettangoli. Tenete sempre pulito lo strumento con cui andate a togliere il prodotto, altrimenti vi si scarica all'interno del lavoro. Dopo aver creato questo reticolato, quindi con queste linee orizzontali e verticali, ho creato questi
rettangoli. All'interno di ogni rettangolo vado a incidere un ovale con un po' di pazienza. Ricordatevi sempre di tenere pulito lo strumento che utilizzate. È interessante questo effetto, questo lavoro a incisione, perché posso utilizzare qualsiasi strumento, cioè qualsiasi un pettine, una forbice può aiutarmi a fare un effetto particolare. Quindi con un po' di fantasia possiamo già immaginare questo effetto che ci dà l'idea dell'effetto di coccodrillo, un effetto pelle. Importantissimo l'asciugatura naturale, un'asciugatura che non deve essere assolutamente forzata. Una volta asciutto il lavoro si presenta così. Si passa, ed è molto importante, questo protettivo finale che nasce apposta per il 3D craquelé. È una finitura particolare che posso tranquillamente andare a mettere a spessore, quindi andare a riempire tutte le fughe, e quando asciuga non si vedrà assolutamente e mi lascerà libere tutte le crepe. Quindi con il 3D craquelé posso fare diversi lavori e diversi effetti. Posso andare a lavorare a stencil, come nel caso di questa cornicetta. Posso andare a fare un effetto invecchiato con la cera anticante, ma posso semplicemente abbinarla ad un decoupage, oppure riempiendo semplicemente la base di un vassoio. Quindi non solo effetto pelle, ma tanti effetti. Mi spero che il mio progetto vi sia piaciuto, così come il prodotto che abbiamo utilizzato. Iscrivetevi al canale e commentate. Ciao! Per realizzare la tela etnica con la nuova pasta 3D craquelé Effect Calambour, Monica ha steso la grappante su tutta la superficie. Dopo aver scelto la carta di riso, l'ha ritagliata ed ha centrato il ritaglio con il nastro carta adesivo per delimitare l'area sulla quale lo incollerà. Ha colorato la parte esterna del rettangolo con colore acrilico. Ha rimosso il nastro carta adesivo ed ha incollato la carta con la colla per decoupage Calambour. Una volta asciutto, ha steso sul colore l'aggrappante acrilico per garantire l'ancoraggio del 3D craquelé effect. Poi ha delimitato con lo scotch di carta la zona dove in seguito ha steso la pasta 3D craquelé. Per creare l'effetto finta pelle, con un uncinetto ha tracciato nella pasta 3D delle linee orizzontali e verticali e degli ovali all'interno di essi. Una volta asciutto completamente il 3D craquelé, ha ricoperto tutta la superficie della tela con il protettivo finale.